Ciao e benvenuti sul mio canale. Vi aspettavo un altro elogio della pannocchietta che faccio sempre, che sponsorizzo sempre, che no, oggi vorrei invece discutere della pannocchietta. Considero la pannocchia una pipa ottima per iniziare, una pipa semplice, economica, leggera, di facile gestione, che non spaventa il neofita né per il costo e né per appunto l'uso, che non fa troppo surriscaldare il tabacco proprio per la natura della sua costruzione. Ma quello che volevo invece discutere è l'economicità. Perché volevo discutere l'economicità? Proprio in questi giorni, attraverso un canale Telegram, Inferno Pipa Store, ho acquistato tre pipe al prezzo di una pannocchia. Nel senso, pagate tre pipe spedite 50 euro, quindi facendo i conti sono 16-17 euro circa l'una, e sono delle pipe ottime, ho preso una Saminelli. Fatto queste le sto fumando, quindi sono anche gaie, in ottime condizioni. Il bocchino effettivamente è nebbenite, leggermente opacizzato, ma senza nessun segno di dente, niente. L'ho presa igienizzata e tutto. Poi ho preso una pipa Rossi, sempre dritta, pure questa qui con una radica bellissima. Adesso purtroppo la webcam non dà il giusto valore al legno, però insomma è molto bella, sempre dritta. E poi ho preso una pipa curva, leggermente curva, così semicurva. Cioè, tenuta benissimo, senza annerimenti, senza segni di denti, luci. Ne ho pagate 50 euro, quindi il consiglio mio per chi inizia a fumare è anche quello di prendere in considerazione l'usato, perché a parità di costo si sale su una pipa di categoria superiore. Cioè, come avere 10.000 euro, uno può comprarsi la Panda o una vettura di classe superiore usata. È un po' questa idea. Io poi suono la chitarra, ho un sacco di chitarre e le più buone sono quasi sempre usate, ho pagato di meno ma con una qualità superiore. E lo stesso discorso penso che si possa fare della pipa con una spesa minima, veramente minima. Già si fa un set di tre pipe, cioè dire con 100 euro ci sono prezzene una. Magari faccio l'esempio: uno si compra una prima pipa, Savinelli, Brebbia, di queste qui, che uno le paga 60-70 euro. Ma queste, diciamo, possa essere, voglio dire, può essere l'equivalente di una prima pipa, va bene, però allo stesso prezzo ce ne tre. Cioè, non è che così uno c'ha il cambio, può vedere varie tipologie di pipa senza stare a investire una cifra. Queste ovviamente sono mie considerazioni e spero che tu le condivida o ti siano piaciute. Se sei in disaccordo puoi commentare tranquillamente scrivendo sotto e esprimendo le tue opinioni. Io cercherò di rispondere più o meno a tutti i commenti o quelli che penso che siano quelli più significativi. Un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, iscriviti al canale, clicca la campanella e ci vediamo qui. Io qui sto tanto.